Benvenuti a Silverstone per la decima tappa del mondiale Formula 1. Questo è uno dei circuiti più storici della Formula 1 e qui in Inghilterra è molto importante l'aerodinamica. Ovviamente, dato che siamo praticamente a casa sua, non potevamo che non fare questo giro con Lewis Hamilton e la sua Mercedes. Ora iniziamo il giro. Dopo questo piccolo rettilineo ci buttiamo in curva 1 in pieno, ad una velocità molto alta. Ottava marcia e arriviamo alla prima staccata, si frena dopo i 100 metri. Terza marcia, sfruttiamo tutta la pista per entrare bene in curva 4. Qua c'è un po' di sottosterzo, ma l'importante è mettere il piede sul gas il prima possibile. Apriamo il DRS e si arriva in fondo al rettilineo a circa 320 km/h. Si frena a 50 metri e si scalano 3 marce. Ci portiamo a centro pista per affrontare curva 7, una curva lunga a destra. Qui bisogna stare molto attenti al sovrasterzo e quindi non bisogna accelerare troppo presto. E bisogna sfruttare tutta la pista in uscita. Ci avviciniamo alla curva più famosa di tutto il tracciato, la Copse. Si tiene alla settima e si affronta in pieno. Ora si arriva alla parte più bella del tracciato. Ci sono 4 curve tutte in fila. Le prime due si fanno in pieno, mentre si rallenta leggermente in curva 12 e si scala in quinta marcia alla 13. Qui è molto importante usare tutta la pista in uscita. Si apre ancora il DRS e si affronta al rettilineo, dove si raggiunge la velocità massima di tutto il tracciato, cioè 330 km/h. Si frena dopo 100 metri e si scalano 2 marce. In uscita bisogna stare molto attenti a non andare oltre la linea bianca, infatti la parte verde dopo l'asfalto è molto scivolosa. Arriviamo alla staccata di curva 16, si frena a 70 metri e si scala in terza marcia. In queste curve di accelerazione bisogna stare attenti al sovrasterzo. All'ultima curva si sfrutta tutta la pista in uscita e si arriva al traguardo. Il giro ora è finito, ci vediamo tra 2 settimane con il ritorno del GP di Germania.